ferma non solo la maker fair in Italia, la maker fair in genere. Adesso è appena arrivato da quella cinese di Shenzhen ed è il papà dei makers. Ma che dico, no, il papà è poco, il papa dei makers. Facciamo una sigla d'asta per, e un applauso particolare per il nostro amico, il curatore della maker, Massimo Banzi. Via! Come i Blues Brothers, vieni Massimo, tocca a te. Ben ritrovato, piacere. Arrivato ieri da Shenzhen. Sì. Che fanno, fanno i maker anche i cinesi adesso. Certo, infatti ho una foto bellissima. Bene. Per farvi vedere. Allora, noi salutiamo i nostri amici della Diablo Jack & Band e ci vediamo tra un attimo. Te Massimo allo stage. Sono appena tornato dalla Maker Fair di Shenzhen, che quest'anno è diventato un evento abbastanza particolare perché adesso il governo cinese ha abbracciato questo movimento dei maker come, diciamo, un modo per spingere la creatività delle persone, per cui fanno 7 maker fair nello stesso istante in tutta la Cina, e c'era il primo ministro cinese collegato da una delle maker fair, e c'eravamo io e c'era anche il sindaco di Shenzhen, c'era anche il sindaco di Roma, buongiorno. Per cui è interessante questo fatto che in realtà il mondo dei maker è un mondo molto variegato che cambia a seconda del paese in cui ci troviamo, no? Per cui per i cinesi questo ho visto che è molto, loro lo vedono molto come un movimento che serve per aiutare in qualche modo le persone ad essere creative, no? A cercare di sviluppare la loro creatività, ma lo vedono molto anche in un'ottica di incanalare verso la creazione di aziende che poi possono fare uso della potente, diciamo, supply chain, capacità produttiva della Cina. E noi nel nostro piccolo nel 2013 abbiamo cominciato da un evento all'EUR con 35.000 visitatori. Era molto interessante perché pioveva e ero molto preoccupato che non venisse nessuno, e invece sono venuti un sacco di romani che hanno fatto la coda sotto l'acqua per venire a vedere questo evento, dando la dimostrazione che c'è un grande bisogno di eventi che diano un messaggio positivo, che facciano capire che c'è qualcosa no? che dà una voglia di fare, una voglia di impegnarsi. E siamo alla 6ª edizione, per cui è diventato un evento molto grande. Siamo al punto in cui abbiamo 680 espositori tra maker e sponsor, questo grazie alla Camera di Commercio, Innova Camera, tutti gli enti che ci supportano in questo lavoro, e questo è molto importante perché alla fine la Maker Fair di Roma è forse la più grande nel mondo. Lottiamo con quella della Bay Area della California come numero dei partecipanti, e diciamo questo mondo dei maker è anche cambiato in questi anni, è un mondo molto variegato. Quest'anno abbiamo portato anche dei maker che si occupano di spazio, dei maker che si occupano di fare biohacking, per cui ci stiamo spaziando, e questo è un mondo che si sta allargando molto, e anche l'evento si sta allargando molto. E siamo passati da, vi faccio vedere due grafici giusto per farvi capire come sta cambiando anche il mondo. Questi sono dei grafici che fa questa azienda, si chiama Gartner, no? Che cercano di vedere quali che sono le tecnologie che sono quelle più popolari e quelle che in realtà stanno andando verso una adozione di massa. Pensate che allora nel 2013 la stampa 3D era considerata una delle cose più di moda che c'erano, mentre adesso nel grafico del 2018 è sparita, non c'è più, no? non è più una cosa di moda, è diventata una cosa così comune. Però alla fine la stampante 3D sul tavolo di ognuno di noi a casa non ce l'abbiamo, no? Per cui chiaramente c'è un cambiamento continuo di quelle che sono le tecnologie a cui si interessano i maker, però c'è anche la tecnologia che cambia molto. Qualche settimana fa ho aperto un hackathon all'MIT a Boston, dove 5 anni fa probabilmente tutti i progetti sarebbero stati dei progetti di hardware, quest'anno tutti i progetti erano tutti progetti di intelligenza artificiale. Per cui noi come maker dobbiamo capire in quale direzione vogliamo andare, dove vogliamo aiutare in qualche maniera il mondo ad essere più aperto, più in qualche maniera trasformare la tecnologia in uno strumento creativo. E questi cambi di tecnologia sono cose che noi cerchiamo di seguire. Però c'è anche un momento, secondo me, dove
Questo evento sta diventando veramente grande, la Maker Faire di Roma adesso si è espansa di un altro padiglione. Credo che sia venuto anche un po' il momento, forse, che anche tutti gli stakeholder, quelli che partecipano, ci dicano anche in che direzione vogliono che andiamo, perché non credo che possa continuare a crescere prendendo tutta la città, no? Maker Faire edizione 26, tutta la città di Roma, è un po' grosso, no? Perché bisogna cercare di capire in quale direzione vogliamo andare. Io ho solo una piccola cosa che mi piacerebbe che i maker si impegnassero, della cosa su cui io sto lavorando molto in questo periodo. Si parla un sacco di industria 4.0, ci sarà anche una serie di eventi legati a questo mondo. Io credo, noi crediamo molto in questa idea che no, l'industria 4.0 avrà bisogno anche dei maker, perché noi ci occupiamo di tecnologie che semplificano l'accesso alle tecnologie complesse, siamo in grado di creare degli strumenti che sono disponibili anche alle aziende più piccole, perché uno dei problemi più grossi è che le aziende più piccole di cui è fatta l'Italia non tutte avranno accesso ai talenti, non tutte avranno accesso agli strumenti per poter implementare queste tecnologie, per cui noi possiamo dare un contributo. E secondo me è una delle cose grosse su cui dobbiamo lavorare noi adesso, questa è una mia proposta, è che noi vediamo che c'è un grosso interesse nell'insegnare le tecnologie STEM ai bambini, che è chiaramente una cosa molto molto importante, però dobbiamo anche trovare dei metodi per insegnare le tecnologie STEM ai cinquantenni, perché poi no, in questo momento noi abbiamo le aziende che hanno bisogno di persone e ci sono un sacco di persone che in qualche maniera escono fuori dal mondo del lavoro, e c'è noi, diciamo, io col lavoro che faccio come Arduino o come Maker Faire, abbiamo trasformato tante tecnologie complesse rendendole semplici da capire per tante persone. Secondo me c'è un lavoro da fare come maker anche per cercare di capire come trasformare queste tecnologie complesse in qualcosa che sia comprensibile da un pubblico molto ampio di persone di età, insomma, come un po' avanzata come la mia, che in qualche maniera sono in grado di contribuire tantissimo. Qui ci sono tanti maker che non hanno 12 anni e che fanno delle cose bellissime e spesso hanno imparato per conto loro guardando i video su YouTube, per cui dobbiamo trovare degli strumenti per lavorare su anche su quella fascia. È una cosa che è chiaramente meno divertente di tante cose che fanno i maker, però è una cosa che ha un impatto molto importante, per cui spero che l'anno prossimo saremo qui a raccontarci di come siamo stati bravi a fare questa cosa. Grazie. Grazie Massimo. Quindi mi vuoi mettere a fare un corso anche a me? Hai capito che ho bisogno anch'io di un corso a questo punto. L'anno prossimo mi devo rimettere a studiare, faccio coding e tutto, perfetto. Ci penso io. Senti, al volo, due cose alla regia. Si sentiva bene l'audio di Massimo? Lo sentivate bene? Perfetto. Devo spostare i microfoni? Faccio tutto, pulisco anche per terra. Se volete no. Allora, noi siamo alla sesta Maker, in realtà c'era stata un'anteprima, come sai, all'Acquario Romano. Certo. Quanti c'erano l'anno scorso? Alzate la mano. Più difficile. Quanti c'erano alla prima edizione? Ah beh. Prima edizione? Quanti? Beh, insomma, fedelissimi.